Ragazzi e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo video c'è un ospite speciale, cioè mia mamma. Ciao! E in questo video commenteremo i miei video vecchi. Però Sì. prima vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube e schiacciare la campanellina per essere sempre aggiornati. Iniziamo! Vai, che video Allora, guardiamo allora oggi? guardiamo un po' che video possiamo guardare oggi. Ma io direi andiamo a vederci Balli e Tempi d'Oro. Ok, allora andiamo a cercarlo. Uno che ti ha dato, che ti ha emozionato, dai. E andiamo a vedere quando ho fatto la mia prima vittoria con Balli. Aspetta Dai, dai, cos'era? Progetto che devo cercare. Sport, mi Sì. sembra. Troppi video, non trovo. Madonna, veramente. Speciale Vogue, no, quello lì è se... No. No. Più indietro, dopo Roma. Sa, prima di Roma. Eccolo Ecco qua, qua, dai. Allora, guardiamoci il guardiamocelo video. questo video. Tutto. Ma che musica. Ma va Balli Che com'era? Però bello, Balli. Era tutto. eri bella decisa, Eh sì, andava. E perché andavi così veloce? volevo vincere. Si vede Guarda qua. la gabbia, che bella. Precisa. Sì, un po' storta. Madonna, Guarda qua. povero Balli, che girata che gli hai fatto fare. Però Poverino. almeno ho vinto. Eh sì, ma anche lui era gasato, mi Sì. sa. Ragazzi, quello che avete visto era il Barbara. Madonna, come eri piccola. Wow, Itria è sempre un bel campo, eh? E vai! Guarda, e chi è lui? Lui è Carla. No, lui è Balli. Che Ah, non è vero. Ah no, è vero, è Balli. Ecco le treccine. bello. Con il mio passoncino. Pachino, com'era Paco! Eccolo arrivato. arrivato Paco a trovarci. Eri un po' agitato, sbaglio? Sì. Ma perché era la mia gara stile? Io odio le gare stile. Sì. Copertina, tutto preciso, eh? Sì. Qua stavo scaldando ed ero in campo prova. Infatti. Pronta per entrare. Ah. Ok, allora eri con Balli. E E qua era stile. qui si vede perché c'è i ciupilli. Sì. Madonna, era il 2018, 2 anni fa, eh. E lì Ma facevo le com'è che bel 90. saluto? Però Balli fermo, fa il Sì, saluto. perfetto. Cioè, Dopo qui 2 anni fa. adesso faccio le al primo grado. Sì, infatti, mamma mia, quanta strada. Guarda che bello. Ma com'è che bella girata? Bel cerchio, no? Circolo. Circolo, hai ragione, scusa. Poi puoi parlare quanto ti sembra. Facci la barra, Non eh? devi No, no. parlare. Wow, che bel salto. Però, vedi, era bello preciso o sbaglio? Sì, Tu che te ne intendi? Perché per era molto me... bravo. Queste gare qui, devo dire, io come mamma ero un po' più serena di adesso, eh? Guarda che bello. Eravate molto in simbiosi, un bel binomio avete fatto, i tuoi balli. Sì, tentavo sempre di farle E girate. lui, perfetto. E no, mi sta... Mamma, non si è portata per cantare. No, infatti sono un po' stonata effettivamente. Mi viene mal di testa a furia di girare. Adesso c'è Carlo. No. Ma Natalie. Ciao Natalie. Ecco Carlo. Eccolo lui. Eh Guardate, ragazzi, guardate sì, lui era sempre lucido. quanti colori ci sono. Eh sì. Molto bello.
fratellino più bravo di te. Sì. E ci credo, con tutto quello che ci ha fatto sudare, però gli vogliamo sempre bene. Sì. Anche se ci ha fatto sudare. Infatti, dopo, quando finirà questa quarantena, andremo sicuramente a trovare. Ah, sicuro, dobbiamo vedere come è diventato bravo. Sì. E adesso vediamo la gara che ha fatto con Carl, sabato ovviamente. Guardatela perché è un po' particolare, guardate un po'. Ce la ricordiamo sta gara. E come se ce la ricordiamo, vero Silvia? Guardate un po'. Non so ragazzi se voi ve la ricordate. All'inizio tutto sommato andava bene, saltava sì, abbastanza bene. Un po' grande forse, vabbè, ti sballottava un po', eh. Però lui piacevano così le distanze. Gli piaceva belle larghe, lui e beh, è un po' un cavallo. Noi lo trattavamo da pony, ma era più cavallo. Sì. Ecco. No! Ho fatto un salto al contrario. Un salto al contrario. Ma poi si vede che volevo uscire, però lui proprio voleva saltare. Niente, lui l'ha visto e ha detto perché evitarlo? Facciamolo! No, l'ho fatta troppo stretta. La vedi tirata, che io stavo tirando. Io guardavo da una parte e lui dall'altra. Ho fatto per sbaglio un salto in più e sono stata eliminata. Eh sì. E vabbè. Vabbè, c'è ancora un giorno. Adesso finisco per il microfono. Ha avuto la prima gara con Carlo. Perfetto. Lì la soffiata aveva, eh. Il nostro Carlo. Però il bianco stava bene, eh. Spiccava. Che bello. Carlton. Noi quando lo volevamo mettere dritto gli dicevamo Carlton Balbaton e lui si metteva sull'attenti. Ti ricordi? Ha sempre sta andatura decisa lui. È stato bravo. Sì, qua si era impegnato un po' di più, eh. Però con lui le girate troppo strette era meglio evitarle. Però andavo anche veloce. Sì. Ah, lì ho fatto la barriera. E vabbè, lui a casa sempre con una barriera se la doveva portare. Sì. Forse una sola gara, due ne hai fatto niente. No, beh, alcune sì. La gabbia però l'ha fatta bene, dai. Sì. Ne hai rischiato, eh? Sì. Ma che faccio? E quindi ho fatto 4 penalità. Adesso vi faccio vedere la gara che ho fatto con Barli. E ha fatto anche il barlaggio. Stiamo aspettando. Si chiama Anna Maria. Siamo primi. Adesso ci raggiungiamo. Eccolo. Lui sentiva la campanella e vai. Partiamo. Secondo me è il corso base. Sì, però secondo me già la base la Sofia ti diceva calma. Perché qui eri molto deciso. No, beh, non stavo correndo. Volevo far netto. Perché sennò non accedevi al barraggio. Barraggio. Beh, ma io l'ho sempre detto, il primo pezzo uno deve andare tranquillo, neanche troppo piano perché sennò fai cavolate. Sì. Però tranquillo. Direi. E qui effettivamente hai fatto così. Perché poi se vai troppo piano rischi di fare barriera. Sì. Guarda che bravo. Ma i galoppi erano giusti? Ma che domanda è?
Li contavi? Ma no, bisogna contarle. Ma io non lo so, io ti parlo da profana. No, tu sei tutto, quindi... Non puoi dire strada. Guarda che bravo, ero proprio deciso per andare al barrage. Tu volevi provarci. Volevo vincere. E infatti... Paco! E lì siamo quasi decisi. Quanti sì. sono? E devo fare il percorso base e poi tocca al barrage, che è la parte più divertente. Ecco la gabbietta. Tac, tac. Ok, credo che tipo... Ecco, quello lì è l'ultimo. Questo è l'ultimo. E poi partiamo. Ragazzi, adesso Aspetta. Faccio il barrage. Il barrage è praticamente che se tu hai fatto netto nel percorso base, puoi fare, puoi accedere al barrage. Guarda qua come riscaldi i motori. Penalità, cioè perché non si ferma più? Nel percorso base non puoi accedere al barrage. Dietro barrage caricamento e via! Saltiamo a 2000 all'ora. Che l'hai caricato, poverino. E vai, madonna, ma che curva che gli hai fatto fare, poverino. Però sta andando veloce. Ma porca miseria. Madonna. Qua c'era la gabbia. Beh, erano pochi salti, perché gabbia, poi giro. Mizzica, ma che curva hai fatto. A posto, finito, ciao. Io me ne vado a casa, sono arrivata prima. Che soddisfazione, eh? Sì. È andata molto bene. Ha fatto il barrage benissimo. Infatti sono arrivata prima. E vai, brava. Devo dire che questo... Ah, cambiamo video, dai. Dai, che video vuoi vedere? Ciao. Perché ce ne sono talmente tanti qua. Allora, torniamo indietro. Vediamo che video possiamo guardare. Ma sempre di gare? Sì. Ma io andrei a vedere... Io andrei a vedere... Arezzo? Cosa dici? Ok, partiamo col video. Partiamo col video. Questa è la prima gara. Guarda, è un Pat. Anno, eh. Un anno che Pat è con noi. Sì. Madonna, c'hai mal di gola. E facciamo freddo. Perché farò vedere le mie prime gare con Pat. Primo giorno 110 e secondo giorno... Ragazzi, vi faccio vedere cosa mi metto oggi per la mia prima gara. Fantastico quel pigiama. Sono veramente felice. Hai anche noi. Troppo. Così mi hai detto? Prima cosa metto. La creata della My Horse. Bellissima. E sopra metterò un maglione. Un maglione. Metto un maglioncino sopra. Eh sì, Abby, sopra. Ci sta bene. Perché faceva freddo. E poi metto dei pantaloni sempre della My Horse. Belli, brava. E le calze? Ah, ecco, le calze arrivano. Le calze molto Vai. Tecniche nere. Ah, ecco, sì, belle. Quelle sono belle, sì. A posto. Adesso mi cambio. 3, 2, 1. Wow, mai stata così veloce. Vado. Anche con i capelli a posto. Sì, sì, tutto a posto, perfetto. Sempre. Ah no, qua gorla. Oh, anche gorla mi piace. Sì. Un poco. Paco. Ecco, già Paco andava libero. Sì. L'hanno già comprato anche la soppettina. Laggiù? Laggiù che mangia. Ok, che c'è? Io che sono là. La testa pali, laggiù. Oddio, guarda che bello, fatti con la frangia. È vero, secondo me la Sofia non gli piace, però fatti con la frangia non è che sta proprio male. Era bellissimo. Ah, devi andare a vedere il percorso, mi sa.
Eri un po' agitata. Guarda i capelli lunghi che avevo. Stiamo già mangiando. Tu stai già mangiando? Mannaggia. Ecco, Paco libero. Una cosa che a Paco piace è stare andare in gara, che è lasciato libero, non ci perde l'occhio, però è libero. Sì. Invece adesso con questa cosa qua, che non andiamo neanche in maneggio, è dura. Gli ordini di partenza, sì, per capire, tanto sappiamo già chi è primo, chi è ultimo. sì. E io sono lì con una faccia sconsolata. La Rebi. La Rebi, anche lei è preoccupata. Pubblicità. Wow. Questa è il volo dell'angelo. Io voglio andare a fare il volo dell'angelo. Sì, sì, voglio fare il volo dell'angelo. Io c'ho un po' paura, Sì, anche io c'ho paura. La Rebecca. Paco che aspetta di mangiare. Manca 5. Ci mettiamo insieme. Apparecchiamo allora. Cinque, abbiamo fatto il servizio. Allora, parlavamo dei piatti dei trofei. Paco! Paco è un coccolone. Qui lo abbiamo legato perché sennò al bar facciamo danni. Sì. Andiamo a vedere sti pony. Guarda che bello, il mio pony. Infatti, tutto tanto. Carino. Presto. Presto, ma dopo si rompe. Ecco, noi... ma era grigio, ascolta, devo pulirlo, Puliscilo con calma, non scoprirlo, che sennò prende freddo. Sì, perché tu quando fai le gare devi anticipare i tempi mezz'ora prima, dobbiamo arrivare. Ma deve essere perfetto. Così il cavallo fa il solco, perché lei cammina avanti e indietro, facciamo la strada. Ma perché deve essere perfetto. Anche non è vero che è perfetto. Sì, scusa, è grigio, il mio, il mio primo pony grigio. Su quello eravamo tutti preoccupati, sul pony grigio, ve lo dico. E invece no, si sta rivelando una grande sorpresa. Infatti è bravissimo. Non si sporca mai. Quando va a Prato si rotola, però non si sporca. Cioè è strano, però non si sporca. Solo dove c'è la guancia si sporca e basta. Eccolo, sentilo. Batte. E batte. Patti patti. Ma cosa stai mangiando? Ma tu mangi sempre? Stavo mangiando una cicca perché mi rilassa. Ragazzi, quando ci sono le gare, chi la conosce l'ha già visto, è un po' nervosetta, Sì. Non prendetevela, è perché è agitata, anche se non sembra, lei non lo dice, ma è così. Quella coperta lì che fine ha fatto? L'hai ridata indietro a Sofia? Sì, sì. Perché la sua. La Maddalena che mangia. Tutti mangiano. E mi sa che era orario di pranzo a questo punto. Perché però prima la Gio mangiava. Adesso la Madda a posto. E allora era mezzogiorno. Sì, ecco, lui ha sto vizio di... Chissà se l'ha preso a papà qualche volta. Sì, secondo me. No, ma perché quando io vado a trovare il maneggio, lui quando vede papà secondo me non mi piace. Perché c'è la telecamera, mi c'è ancora. Qui non si muove, non usciva. Adesso ha preso il vizio che prende e se ne va, se non stiamo attenti. L'ultima gara abbiamo dovuto corrergli dietro, se ne stava andando. Poi faceva un freddo. Ma lui è abituato alle temperature fredde. Ma lo stavo già preparando. Lo stavo pulendo. Sì, perché lei 6 ore prima, sennò.
Devo comprarla la pietra Pomic. Ancora. Toglie le macchie. Sì, però io non volevo spiegare perché avevo paura che ci stia male, quindi io cioè tipo l'ho preso. Più carino comunque quella frangetta. Ma la, beh, però è poco naturale un cavolo con la frangetta così precisa. Il zoccolo. Cino. Ecco, i zoccoli sono sempre belli e puliti. Devo dire che li curi i zoccoli del cavallo. Ogni giorno li pulisco. Chissà adesso, povero pattino, ci manchi. No, mio amore. Io mio mamma. Io che lo sto sellando. Guarda che è curioso. Quando ci sono le gare siamo tutti sulla gita. Paco mi ha trovato un amico in quella gara. Tu che stai facendo le foto? Che bello. Ma che c'è un altro con il cane lì, Jack Russell. Sì, anch'io sono innamorata di Paco. Ma anche di Bali e di tutti i cavalli. Se potessi, però. Mi manco. Perché non posso andarlo a trovare? Un sacco di gente mi ha scritto se posso andare a trovare Pat. No. No, non posso. Per il rispetto, ragazzi, dobbiamo tenere duro, eh. Finirà, Senti la Greta. Con la Greta. Paco cerca sempre il cibo, trova sempre qualcuno che glielo allunga. Io mi sa che la Manta aveva già la Rose. Ah, forse le prime? Con no, la Rose? No, c'è la Botswana. La Botswana. Furbone? L'ho visto, eh? Il basco. Però gliel'hanno messo proprio lì in fieno. Poverino, scusami, Ecco, io col cappello in piedi, proprio fantastico. Dovresti fare la domanda di sultani. Allora. No, basta avere il cibo. Dov'è che potrei legare Rose? Ah, lei c'aveva Rose, la Greta. Chi è che sta dando? No, Daguno. Daguno. Quando ci sono le gare siamo tutti così, Penso che anche da voi, Tutti agitati. Qualcuno ha una forbice? Io. Tranne noi. Noi forbici. Vai. Neanche il mollettone, perché noi con le treccine non andiamo tanto d'accordo. Già. Appena pulito perfettamente gli stivali, anche se quando li pulisce poi mette la testiera ci si impolverano ancora di più. Sì, perché entrando nel box. Guardalo. Poverino, avrà detto, ma cos'è sta cosa? Anzi, vi ricordiamo che Pat prima di questo era un mesetto che era qua in Italia, Perché... No, poi non l'avevo messo. Perché non l'avevo messo? Perché ha detto lascia stare. Per cui Pat era qua in Italia da un mesetto, perché è arrivato poco prima di Natale. Sì, l'hai già detto. No, per dire anche lo stato di agitazione c'era tutto. Beh, però non ero tanto agitata. No? Grazie.
già Paco dava la zampa. Ci ho messo un po' a insegnarlo. Può darmi la zampa. Tua fantastica giacca. Questo era vecchio, cioè non è la giacca Majors. No. Sì, perché quando uno inizia a dire e lì non va bene, non è un bel segno. Perché li metti quella? Perché la mettevo fuori, magari non lo so. Pubblicità. Ciao. Che carino. Ma quella capezza che fino ha fatto? Si era rotta, ti ricordi che si è rotta? Quando l'abbiamo lavato, per lui ha tentato la fuga e si è spaccata. Vedi che mi stavo facendo i zoccoli. Paco era piccolino. Beh, ma neanche più. Ah sì, è un po'. Che roba è, Giorgio? La tagli. Cioè? È una creta. Una creta che si mette sopra i tendini, esatto, per rinfrescare. Sì, perché togli l'infiammazione. Togli l'infiammazione. Si mette quel giornale un po' bagnato, si mette la cresta e poi sopra il giornale e poi sopra si lascia. Ma dove è andata? È vero, tutte le sere. Ecco, come al solito, io e lei prima della gara litighiamo. Perché lei è nervosa e risponde male. Guarda, è già agitata, eh? Incomincia. Vedi? Inizia. Oh, la Greta che la tranquillizza. Ecco, la Greta è una che esprime molta positività. Sì. Io l'ho portata a fare una passeggiata. Scusa, fatti anche la 100, già che sei in anticipo, e anziché la 110. Lui non vuole, vuole star fermo. No, perché Pato non sta fermo, lei pretende che io lo tenga fermo, ma io c'ho ancora paura dei pony, non lo capisci? Ma mica ti mangiano. E lui non sta fermo, lui è se ne vivolo. Va. Vivolo. Eccolo. Dura la vita del staliere. Queste orecchie. Spaventato infatti, eh? Eh sì, dice dove mi portano questi, che casino c'è qua? Tutto sto movimento. Sì, ma sono anche in ritardo. Ah sì, ci andiamo a fare un giro. Anche Paco è dubbioso. Guarda che bello. Aspetta che mi posi prima. Infatti mettersi vicino alle persone non è proprio la cosa ideale. Ecco, sempre un pezzo in meno, eh. Però poi si muove. Ecco. Mi serve che lo tieni. Ecco, tienilo te Greta, perché sennò. All'ora vediamo Silvia attaccata là. Oh, energia positiva. Per calmi, un respiro profondo. Pulmonare, energia positiva. Niente pressioni. Ecco, questo sempre succede. Tutti che si arrabbiano.
E io vi consiglio di fare come Greta. Respiro, positività, positività. È un consiglio. Sì. E tanta pazienza per noi genitori. Che ci dobbiamo pigliare le loro scaricate. Ecco. Lui voleva andare. Ciao. E siamo solo al primo giorno, eh. Guarda come era agitato. Che bello. Però è una bella, un bel portamento, cioè. Tutto lo fanno infatti. Oh, guarda com'è bello, eh. Dopo che si è fatto 6 ore di passeggiata, adesso forse salta. Ecco, un giorno lì faceva freddo, guardategli il fumo che gli esce dalle orecchie, dal naso. Che bello. C'è un bel posteriore. Opla. Adesso dica. Vabbè, qua tagliamo un po' perché sennò... Sì, è vero, sennò non finiamo più di vedere. Vediamo quando inizi la gara. Ecco. Ok. Oh. Ma che musica che ti ha messo, papà? Ma è seria? La... Iniziamo a tirare, eh? E perché era inverno, lui era abituato ad andare. Infatti si vede che tu lo tieni come per dire oddio, piano. Hai fatto una barriera, mannaggia. Ma noi non ci arrendiamo. Bello, ti manca. È andata benissimo. Pensavo di essere un cavallo, quindi ho chiuso come un cavallo. E invece è un cavallo. Ha fatto una barriera. Invece domani farà la 15, se no è la 15. Aiuto! Allora, andiamo a vedere subito la 15. La 15, sì, sì. Sennò... Saltiamo tutta la preparazione perché sennò... No, salta, salta. Pure i compiti? Ah sì, perché avevi la gara al pomeriggio. No, qui sei già in gara. No, aspetta. Oh, vediamoci proprio la gara, dai. Ok. Oh, questa è la prima 115. Ah, ma anche proprio la prima tua? No, l'avevo già fatta con Balli. Con no, Carla, con Carla. Con Carla, perché Balli poverino non ce la fa. Ma come tirava? Volevo andare. Infatti poi abbiamo cambiato mosse, le imboccature. Ora. Quello che interessava a noi è fare un bel percorso, al di là dei risultati. Però... Non è che abbiamo andato benissimo, però abbiamo fatto un percorso. E beh, ci sta, le prime volte dovete conoscervi. No? Non mi ricordo se hai fatto netto, forse sì, no? Sono arrivata seconda. Ah, insomma, meno male. Tutti fuori, per tutti dentro, che ho già freddo. Mizzica, sei montato con la giacca.
Ma poi eri contenta. Stava nevicando. Eri contentissima, eh? Stava nevicando. E perché Pat ama questo? Queste sono le gare che gli piacciono, eh? Yes, Pat. Un piatto. Ho un sacco di piatti. Vabbè, io direi che per oggi possiamo salutare anche noi, che dici? Allora, ragazzi, cosa Allora, ragazzi. Parli tu o parlo io? Parla lei, dai. Allora ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete un pollicione in su ed iscrivetevi al canale, guardate altri video, ciao! Ciao! Se vi è piaciuto questo video ditelo, così ne facciamo altri. Ok. Dite voi quello che volete. Ciao! Ciao.